paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di una moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, per la sua conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita. Parola di Dio. Volgi a noi, o Signore, in te speriamo. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre sei tu, Dio. Volgi a noi, o Signore, in te speriamo. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate figli dell'uomo, ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Volgi a noi, Signore, in te speriamo. Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca. Volgiti a noi, Signore, in te speriamo. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Volgiti a noi, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Non di solo pane vive l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione di questa folla perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengano da lontano». Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto?» E domandò loro: «Quanti pani avete?» Gli risposero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie e li spezzò. Li diede ai discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte piene di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. Ci mettiamo in ascolto della parola del Signore come rappresentanti delle associazioni della vivacità e della vitalità della società civile, di quella rete di relazioni che costituisce la nostra città di Bussolengo e nelle sue espressioni anche istituzionali. E ci mettiamo in ascolto prima di tutto del libro della Genesi, dove ci viene raccontato l'episodio al capitolo 3, quello che noi conosciamo come il peccato originale, dove, sciogliendo un po' le immagini e le metafore che sono usate per descrivere questo fatto, il male che c'è nell'uomo, l'autore sacro mette in evidenza un modo di vivere, che potrebbe essere anche un rischio, un modo per immaginare e per costruire la nostra città, di cui tutti voi avete una più importante responsabilità rispetto alle persone che compongono la nostra comunità. E il primo modo con cui potremmo costruire e immaginare, prima di tutto, la nostra città è quello che viene fuori da questo darsi la colpa vicendevolmente. Abbiamo ascoltato, sappiamo, conosciamo come è andata la storia, ma quello che colpisce in questo testo è che tutti si danno la colpa a vicenda. L'uomo dice è colpa della donna, la donna dice è colpa del serpente, il serpente che non può parlare è quello che rimane col cerino in mano ed è quello che si prende la maledizione peggiore. Però è il modo che funziona di stare insieme, no? Il tirarsi fuori, il dare la colpa agli altri, il dire io non c'entro, io non c'entro. Se costruiamo una città così, io non c'entro. Se costruiamo una città dove ciascuno è estraneo al destino degli altri e non vuole farsi carico del destino degli altri, nel bene e nel male, se costruiamo una città dove non c'è una solidarietà, dove tutti sono impegnati a scrivere la propria avventura personale o di gruppo in maniera individuale, allora il destino di questa città è quello della maledizione. E nella Bibbia la maledizione è sempre il modo con cui si esprime la non condivisione, la dispersione, infine l'impossibilità di vivere. Maledizione significa morte e non a caso il nostro testo conclude con la polvere. Una comunità civile che vive sul timbro e sulla falsa riga del io non c'entro è una comunità condannata alla dispersione e a diventare morte. Invece guardate che bello il Vangelo, straordinario, lo conosciamo tutti, è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma quello che colpisce in questo Vangelo sono proprio le prime battute. Guardate Gesù che cosa fa? Ha un magone nel cuore, ha una cosa che lo tormenta.
è questa folla, ed è una folla che è nel bisogno. Già da 3 giorni mi stanno dietro, non hanno da mangiare, ed ecco la preoccupazione: se li rimando digiuni alle proprie case verranno meno, perché alcuni sono di lontano. E che cosa fa Gesù di questa preoccupazione, di questo magone che ha nel cuore? La cosa più bella del mondo la comunica ai suoi discepoli. Poteva Gesù dire: ci sia pane per tutti, e sarebbe avvenuto. Poteva Gesù ex cathedra fare qualche cosa di straordinario, anche senza i 7 pani e i pochi pesciolini poteva produrre mangiare per tutti, cibo per tutti. E invece qui Gesù diventa maestro, perché ci insegna un modo di stare al mondo. La prima cosa che Gesù fa è comunicare questa preoccupazione, un bisogno che lui ha colto nella folla, e voi tutti fate questo mestiere, avete colto un bisogno nella nostra città, chi per un verso, chi per un altro. Avete colto un nervo scoperto, avete colto qualche cosa che fa male, un dolore, una necessità, un bisogno, e ve ne siete fatti carico, e lo fate con amore. Ecco, la prima cosa che Gesù fa è quello di condividerla. Condivide questa preoccupazione. E guardate che bello i discepoli. I discepoli non dicono: beh, sono affari tuoi, ma dicono, si coinvolgono anche loro, coinvolti da Gesù. Come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto? Che bello questi discepoli che fanno corpo unico attorno alla difficoltà di Gesù. E il dialogo prosegue trovando la soluzione. Quanti pane avete? 7, tutto quello che hanno, ma lo mettono a disposizione. È molto bello questo modo di fare del gruppo dei 12 che si impernia sulla figura di Gesù. Una comunità di persone che si fanno carico del problema della folla. Come possono? Ed è proprio qui che allora lo snodo funziona. È proprio qui allora che si sblocca la forza della vita, non della maledizione, ma della benedizione. Quando Gesù e i discepoli insieme affrontano un problema con tutto quello che possono mettere, Gesù e i discepoli poco, Gesù la benedizione. Che cosa ci dice questo Vangelo? Ci dice che noi tutti dobbiamo essere un corpo solo, dobbiamo avere questo spirito di collaborazione, di solidarietà, fare rete, creare un organismo vivente di questa nostra comunità civile, dove ogni gruppo non va per conto suo, ma si fa carico degli altri gruppi, di questa nostra folla, di queste nostre persone, dei nostri concittadini, che anche oggi hanno fame, che anche oggi non riescono a pagare l'affitto, che anche oggi rimangono con una fattura dell'elettricità o del riscaldamento in sospeso, che non sanno come fare. O persone che sono solo, che hanno bisogno di sangue, che hanno bisogno di, eccetera, tutte le varie sfaccettature che voi avete colto della vita di questa comunità. La via per vincere è quella dove si fa corpo unico, dove ci si mette insieme, dove tutti ci mettono un po' di pane, quello che hanno, la loro specificità, il loro carisma, ciò per cui sono presenti nella nostra comunità, è il bene che fanno proprio da questo punto di vista. Oggi noi siamo qui ai piedi del Signore e a chiedere l'intercessione di San Valentino. La nostra comunità civile, quella di Bussolengo, assomiglia a quel giovinetto lì che vediamo raffigurato nel ciclo del miracolo con cui San Valentino guarisce il figlio di un notabile e poi lo converte anche. Non solo la nostra comunità, ma la comunità civile della nostra nazione è così, rannicchiata su se stessa, prostrata dalla pandemia e dalla ripercussione economica che questa ha e che tutti noi conosciamo, di cui tutti noi siamo al corrente. È una comunità che ha bisogno di vita, ma che ha bisogno di rimettersi in piedi soprattutto, che ha bisogno di guardarsi in volto. Sta crescendo il bisogno di compagnia, il bisogno di ritrovarsi, di stare insieme, di fare festa, di sentire che siamo un paese, di sentire che siamo una città, che ci siamo soprattutto. Sta crescendo questa voglia. Credo che voi siate i portabandiera di questa necessità e soprattutto le persone alle quali oggi il Signore dice: cosa possiamo fare per rimettere in piedi la nostra comunità e perché torni il calore della famiglia in questa comunità cristiana. Passerà la pandemia, passerà.
arriverà il caldo, forse i vaccini, passerà. Allora avrete un compito straordinario voi tutti, a cominciare dall'amministrazione, le forze dell'ordine e tutti voi che rappresentate le nostre associazioni, qualificare la vita, ammobiliare la vita, renderla bella, comoda, familiare. Un paese dove si vive bene, dove le persone finalmente possono ritrovarsi e sorridersi e dire che bello che è la nostra città. Rimettersi in piedi, guardarsi in volto, ritrovare la gioia di stare insieme. Ce l'avete voi questa responsabilità e anche questo carisma, questo dono che il Signore vi ha fatti, per il quale voi siete stati chiamati alla responsabilità che ricoprite, che avete l'onore e l'onere di portare avanti. E chiediamo allora al Signore che ci doni questa urgenza, questa fretta, questa gioia di servire e questa urgenza di fare qualcosa per la nostra città, ciascuno per la propria specificità. Ci doni davvero tutto questo, il Signore, e guardatevi in faccia. Promettiamo di andare avanti insieme. Promettiamo di trovarci ancora, perché è importante che coloro che hanno le responsabilità nella nostra città ogni tanto si incontrino, ogni tanto si sostengano, ogni tanto si ricordino che siamo insieme a costruire questa nostra straordinaria città. Che il Signore vi benedica, carissimi, per l'incarico che avete, per il bene che fate alla nostra comunità civile e vi renda il bene che fate. Vi benedica e vi aiuti a sentire la gioia di essere al servizio della nostra comunità civile. E soprattutto vi doni la forza di non scoraggiarvi mai, perché quando si fa qualcosa per gli altri c'è sempre qualcuno che si lamenta, c'è sempre qualcosa di mal fatto, c'è sempre qualcosa che si è dimenticato, qualcosa che è sfuggito, c'è sempre qualcosa che si poteva fare meglio, c'è sempre, tranquilli, c'è sempre. Non è andata meglio nemmeno a Gesù, anche lui non ha accontentato tutti. Tranquilli, fate meglio che potete, il resto ci penserà il Signore. Arriverà Lui dove le nostre deboli forze non riescono ad arrivare. Ringraziamo il Signore, io lo ringrazio per potervi vedere questa mattina e per dire che bella questa città, che ha tante associazioni, è una città viva. Voi questa vita avete la responsabilità di portarla a una nobiltà e a una qualità sempre migliore, perché la nostra città di Bussolengo possa essere una casa accogliente per tutti, una casa dove tutti sentono di essere figli, di essere e di stare bene. Signore, vi doni la grinta, la forza, il coraggio e anche la fantasia per poter essere nella nostra città tutti cellule vive e tutte locomotive per tirarla avanti e per fare della nostra città una città a misura d'uomo.